Siamo riusciti a attraccare la barca dopo una traversata abbastanza burrascosa e uno si sente felice, sei l'uomo più felice del mondo. Alla sera vedi un cielo con miliardi di stelle, anche se non hai un euro in tasca, ti senti miliardario. Allora io ho trovato un certo signor Lodi, lavorava per l'aeronautica e costruiva le ali di certi aglianti in compensato sottilissimo, multistrato ma molto sottile, la prima barca in compensato, in una gara che hanno fatto da Portofino a Rapallo, ha incocciato una boa galleggiante in ferro, ha urtato, si è bucato, si sarebbe bucata anche se era in alluminio o in vetro resina, perché era una boa così proprio, no? E la barca è andata a fondo. È stato un disastro, un grande disastro, perché già i marinai locali, che non conoscevano cosa voleva dire compensato, per loro il compensato era quello volgarissimo, cheap, una cosa economica, quello che c'è dietro ai mobili. Quindi loro già dicevano: ma quelli lì di Sarnico, gli alpini vicino alle montagne, vengono qui a insegnare a noi che siamo nati qui al mare come fare le barche in compensato. Io credevo fermamente, credevo al punto che ho detto: se io non mi ammalo gravemente e non viene un'altra guerra mondiale, le mie barche devono essere migliori di Criscà. Deve andare per forza. Riuscì finalmente a realizzare un materiale così resistente che fu definito laminato corazzato. Venne utilizzato prima per la carena e poi per le murate. È stato un grande successo perché le barche non facevano più acqua, perché arrivava un pezzo già sagomato dalla grandezza della barca e gli operai, anziché impiegare, per modo di dire, 100 ore, lo facevano in 50 ore. E soprattutto non c'era bisogno di specialisti, i vecchi carpentieri specializzati che facevano il doppio del triplo facciamo. Progresso, ricerca e innovazione, parola di oggi. Allora si diceva avanti, non stop, sì, rifletti, ma devi credere nelle tue capacità di ignorare l'impossibile. Questo che è venuto stanotte. Per molti anni felici, a bordo delle mie barche ho visto alde e tramonti, ricordo tutto. Oggi, con nostalgia, rivivo la mia galoppata e bella vita di barcaiolo. Vita di barcaiolo.